Benvenuto nel mio canale. Ti auguro una buona giornata. Oggi è il weekend, 26 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Natale leggermente sottotono. Sarà perché la luna in dodicesima casa smorza un po' i toni o perché Mercurio in quadratura a tavola porta il discorso su argomenti che sarebbe prudente non toccare, mentre voi, ringalluzziti da Marte battagliero in sestile, oggi perdete la vostra naturale diplomazia e complici l'alta gradazione del vinello a cui non siete avvezzi, ci pestate duro. Scettici o critici anche sulle vivande, nel primo caso riguardo al menù proposto dal ristorante, troppo arzigogolato per i vostri gusti semplici, nel secondo per le vostre preparazioni che, come per dispetto, oggi non vi riescono some e sempre. Succede, quando si è troppo presi a far bella figura e qualche errorino si finisce per commetterlo. Poco azzeccati anche i doni, da parte vostra verso gli altri e viceversa, insomma, tanto denaro sprecato per nulla, quando le cose vengono troppo idealizzate finiscono per deludere. Giovane Bruno che potrebbe essere un corteggiatore o una persona interessata a voi, probabilmente uno studente, un commerciante, un piccolo imprenditore, un domestico. Giovani collaboratori fidati, colleghi giovani che vi aiuteranno, giovani soci in affari fidati e onesti. Sei una persona affidabile ed estremamente realista, ma oggi ti conviene esserlo ancora di più perché dovrai affrontare una nuova sfida. Lo farai con successo ma occorre tutta la tua forza d'animo. Oggi vi potranno essere momenti decisamente no, non abbattetevi e pensate al futuro in modo ottimistico. Oggi potrebbe essere dedicati a una revisione profonda del vostro modo di truccarvi, anche i prodotti di cosmesi che usate abitualmente potrebbero essere rivisti. In particolare provate a scegliere un nuovo profumo che renda bene l'idea della vostra personalità e vi ricopra di un alone di mistero. Siate prudenti. Non è il momento di lanciarsi in situazioni che non promettono risultati concreti. Fate in modo da fare le cose nel modo più esatto possibile. Non rinunciate alla vostra precisione. Abbiate cura che nessuno cerchi di soffocare la vostra libertà. Evitate oggi di fare confidenze a chiunque sulla vostra vita amorosa e affettiva. Non tutti infatti potrebbero utilizzare le vostre confidenze tenendole per sé. Potreste anche aver bisogno di alcune persone che preferite non vedere o sentire ma che tuttavia, mai come in questi casi, sarà meglio incontrare. Qualche nuova amicizia si affaccia all'orizzonte. Cercate oggi di partire con il piede giusto per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, non affannatevi a contrastarli in ogni cosa. Potrebbero coalizzarsi contro di voi. Mercurio e Saturno faranno di tutto per tenervi confusi e di umore basso in mattinata, molleranno la presa solo a partire dal tardi pomeriggio. In questa giornata molti saranno i dubbi che vi assaliranno, a proposito di un accordo al quale avete ceduto dietro pressione. Ascoltate il lato prudente e non lasciatevi prendere dalle emozioni del momento. Prima di prendere delle decisioni in questa giornata, cercate prima di considerare le conseguenze che avrebbero sulle persone a voi vicino. Continuano i dissidi in amore, necessaria una dose aggiuntiva di comprensione. Trascorrete una giornata di festa molto positiva in cui la bella angolatura astrologica di Marte nel segno amico del Sagittario vi consente una vivace comunicazione con i vostri amici, parenti e nuovi conoscenti. Sarete al centro di scambi, di relazioni, di contatti con persone simpatiche e affini al vostro carattere e modo di pensare. In special modo se appartenete alla prima e seconda decade. Nelle prossime ore potreste ricevere un nuovo stimolo da parte dei vostri amici più cari. Potrete usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sulla vostra vita quotidiana. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. I vostri presentimenti erano fondati e la notizia non sarà una sorpresa per voi. Sapete cosa fare, quindi fatelo. Attenti a non scoraggiarvi troppo. Lasciatevi coccolare, vi sentirete meglio. Le vostre attività saranno sicuramente ricompensate, a partire da questa giornata. Cercate di non marcare troppo i vostri meriti, altrimenti potreste ottenere un effetto contrario. Inoltre, non è molto elegante come atteggiamento.
L'aspetto economico del lavoro è sicuramente importante, ma non dovreste esagerare nel ritenerla fondamentale. Il vostro obiettivo, invece, potrebbe essere quello di sentirsi realizzati come persone. Luna malmostosa in dodicesima casa e Mercurio in quadratura. Meno male che almeno Marte tifa per voi, regalandovi un sestile sportivo e dinamico, perfetto per un Natale in viaggio o sulla neve. Amore ed Eros. Due punti: l'idea di pranzare con la famiglia e i parenti è dolcissima, soprattutto quest'anno, dopo l'ultimo Natale negato, ma un po' di apprensione c'è, quindi a tavola disponete i posti un po' più lontani. Paranoici? No, semplicemente prudenti. Specie se alla compagnia partecipano i nonni e sulla loro salute vegliate come angeli guardiani. Sono i depositari delle tradizioni di famiglia, dei bi e i ricordi del passato e li amate. Speranza e mancanza di speranza, amore e paura di perdere l'amore. Si cammina come su una corda tesa, circondati su entrambi i lati da uno spazio vuoto. Rilassatevi. Il viaggio è pensato per il vostro divertimento, andrà tutto bene. Vi piace dimostrare completamente la vostra devozione alla vostra dolce metà, lasciando momentaneamente da parte alcuni vostri interessi cui voi vi dedicate abitualmente. In special modo se festeggiate il vostro compleanno in settembre. Dell'Olimpo planetario potete godere oggi dei favori di Saturno accompagnato da un frizzante Giove in acquario. L'intesa di coppia prende così il volo. Lavoro e denaro? Due punti: su campi da sci date il meglio di voi stessi, anche in viaggio vi dimostrate attenti estimatori dell'arte e della natura, vivaci e instancabili da mattina a sera. Ma poi la stanchezza arriva di botto, facendovi calare la palpebra proprio mentre gustate il cenone. La perseveranza vi premia. Non è importante uscire vittoriosi, ma cercare di affermarsi tra gli altri, mostrando che si è capaci di lottare e competere ad armi pari, senza buttarsi giù al primo intoppo. Qual è il film, di quelli usciti relativamente di recente, che più si può adattare al vostro segno, alle sue inclinazioni, al suo tipico carattere? Il consiglio degli astri va a Diabolik di Marco Manetti, adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. Il protagonista è il bravissimo Luca Marinelli, nato proprio sotto il segno della Bilancia. Un cast davvero stellare include Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera. Benessere. Due punti: qualche colpo di tosse, ma non è il caso di allarmarsi, patite il freddo e se non avete scelto indumenti appropriati l'effetto è subito evidente. Soluzione salvifica: un vin brûlé che dopo l'auto pranzo, corredato da caffè e ammazza caffè, suona fuori luogo, ma caldo, digestivo e sempre piacevole vi provocherà un sonno tremendo, una bella dormita e a Santo Stefano sarete come nuovi. Il bagliore sul tuo viso verrà da una misteriosa fonte interiore o almeno così gli altri potrebbero percepirlo. Potresti non sentirti esattamente equilibrato all'interno, ma sicuramente ti piacerà sentirti dire che sei raggiante. Per lei, ecco cosa non va oggi, il vostro look. Avete l'aria stanca, le occhiaie e i capelli non sono lo splendore di sempre. Bella forza, non avete neppure avuto il tempo di andare dal parrucchiere, rimediando col fai da te. Ma non è la stessa cosa. Per lui, tanta fatica a spostare mobili, decorare casa, lustrare l'argenteria. E per che cosa? Mezza giornata ed è di nuovo baraonda. E pensare domani si fa il bis. Compresa un'altra sgobbata. Colore delle emozioni, beige. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.